dar coraggio. Allora, ci sono, io penso che ci sono delle componenti che sono prescindibili per la buona riuscita di un progetto, che sono, prima di tutto, sicuramente c'è la società, la proprietà, che è quella che dà le direttive, poi c'è lo staff, mi riferisco al direttore, poi ci sono i calciatori, poi ci sono, c'è la stampa, che sicuramente fa una grande parte. Questo non significa che se noi facciamo male è giusto che ci bacchettate, perché anche per noi può essere uno stimolo. E poi ci sono i giocatori, quindi, e ci sono i tifosi. Quindi questi sono proprio componenti che devono cercare di remare tutti per lo stesso obiettivo, per esserci quella crescita per poter raggiungere dei risultati importanti, perché se ognuno si mette a tirare uno a destra, uno a sinistra, sicuramente se manca una di queste componenti che deve seguire questo percorso, sicuramente non è detto che si faccia bene. Queste sono le mie componenti importanti. Questo non ti posso. Finiamo magari in giro. Finiamo in giro e poi sposta. Oh, era un argomento giusto. Sì, va bene. Mi pare di aver capito perché ci troviamo di fronte l'ennesimo progetto a durata. Parlo con la società. Cioè, quindi una squadra diversa, vediamo quello che succede, facciamo un progetto. Allora, questo sono due, se si parla di portare entusiasmo, bisogna fare e dire chiaramente, e qui non c'entra la stampa, perché è la società che lo dice. Vogliamo una squadra diversa, vogliamo una squadra ammazza campionato, è una cosa diversa. Ora, i reali obiettivi di questa società, quali sono? Vertice, progetto, oppure si punta a ottenere subito la C2? Che sia chiaro però. La Pipernamento di Castiglio era l'organico più forte che esisteva in Serie D, nei 9 gironi di Serie D, non nel girone D. Sì. È arrivata seconda. Però quando è arrivata seconda, la società ha fatto il suo. Ti sto dicendo, ma la società sicuramente si sta riorganizzando. La prende con la squadra. Il mister ha parlato di ciclo, il ciclo non è da intendersi, vuol dire che programmi medio lunghi, nel senso che noi non è che il professionismo lo vogliamo riconquistare da subito. Allora, devo dirvi, noi vinciamo. Che sia chiaro, sarebbe un'utopia e una presunzione che va non là. Mettiamo i mezzi per vincere. Questo non ci piove, su questo allora, si sta riorganizzando. È normale, la riconvenzione in Serie D credo che sia normale. Che debba fare un campionato di vertice, cioè è nella normalità delle cose. C'è un conto, ammazza il campionato un altro. Ma noi cercheremo di ammazzare il campionato, però io ti do la Ferrari, se poi la Ferrari qui da Roccio di scuola. La Ferrari moderna. O ti do una macchina, ma non è nemmeno quella. Ma se sei bravo, non è nemmeno quella. Io questo è quello che voglio sapere e credo che tutti quanti. Poi l'altro capire, non è nemmeno chiaro. La Vigor Lamezia sicuramente si attrezzerà per fare un campionato e vinto. Da vincere, su questo quindi, non c'è. Allora, se Serie D sarà. Punta a vincere, non a vertice, a vincere. La società punta a vincere. Purtroppo il responsabile del campo è quello che noi ad oggi non abbiamo la speranza di fare. Ma quello è un altro discorso. Noi però ne siamo mesi per fare. Però scusa, l'obiettivo è quello di vincere. Allora scusa, io ti posso dire che senza programmazione e senza progetto monetario puoi vincere un anno, ma poi vai giù. Il ciclo è inteso in questo senso. Il ciclo è inteso in questo senso. Non c'è programmazione. E seguire un progetto, seguire delle strade, sicuramente non si va a sbattere sempre contro il mondo. Programmare, capisco che ti fosse programmare di fare una squadra. Io capisco che ti fosse vogliono vincere sempre, ma voi pensate che noi che lavoriamo tutto il giorno, gente che esce solo per tasca, cioè pensate che non vuole vincere? Allora, questo chiede una maggiore chiarezza da parte della società. E voglio queste cose. Ha già risposto. La società vuole vincere. Ha risposto adesso, ma è una domanda chiara. Sì, ma è stata proprio una risposta chiara. Caso, un minimo di programmazione la devi sempre dare. Noi ci troviamo, ci sono bivio. Scusate, noi dobbiamo avere almeno 12-13 anni. La Vigor Lamezia, con tutto il rispetto, non sappiamo di quanti andare a rispondere. La programmazione vuol dire anche questo, vuol dire che la Vigor Lamezia non deve attingere sempre presso altri serbatoi per andare a prendere i giocatori, perché il bacino di Lamezia Terme è un bacino abbastanza grosso. Io non so i motivi per cui alla Lamezia non viene mai fuori un calciatore. Negli ultimi anni l'unico calciatore che è stato dato dal sottoscritto Giovannino Poderato di Roma. Dopodiché tabula rasa, non c'è niente. Quindi progettazione vuol dire anche questo, organizzarci, farci una foresteria, cercare di crescere qualche prodotto in casa e raggiungere gli obiettivi di categorie sicuramente consoni a questa città e se possibile anche qualche traguardo più importante di quello che la Vigor Lamezia storicamente ha fatto. Questo è il ciclo che mi premeva sapere. Allora, quindi il chiaro obiettivo diciamo, è puntare a una squadra che ammazza il campionato. Permettimi. Ok,
Allora, ci sono dei colleghi delle emittenti televisive che sono arrivati. È arrivato il presidente. Ah, è arrivato il presidente.